Amiche ed amici di Fanner, a tutti voi appassionati della Lega Calcio 8, buonasera da Mattia Panini e benvenuti al Ciriaci. Si apre il sipario del mercoledì di Serie A, in cui il Cotton Club ospita l'Alitalia Calcio per la quarta giornata di campionato. Sicuramente diverso sarà il futuro di queste due squadre nel corso del campionato, ma uguale è il loro recente passato. Entrambe le squadre infatti vengono da una vittoria nel turno appena passato di campionato, nella terza giornata, 3-0 del Cotton sulla San Giovannella. Intanto che cominciò la partita, prova subito un tiro del calcio, dicevo, 3-0 del Cotton Club sulla San Giovannella. Stanno trovando la quadratura del cerchio gli uomini di Flaviano Pinna, sia dal punto di vista del gioco ma soprattutto anche dal punto di vista dei risultati. Prima vittoria nell'ultima uscita anche per l'Alitalia Calcio, che ha trovato i primi tre punti della stagione contro il Mister Jeff. Intanto c'è subito una proiezione offensiva per gli uomini maglia verde, sventa il pericolo però il portiere Lefebvre, riesce a domesticare di petto il pallone, la cede al centro per Zamperini, che prova a girarsi e vi riesce. Fernetti all'altezza del cerchio di centrocampo, larga per Mari, vicino per Zamperini, ancora per Mari, supera un uomo il numero 11 brillantemente, poi prova ad accentrarsi col sinistro verso Fernetti, chiede la triangolazione, la ottiene con Mari, poi Lefebvre si avventa sul pallone, si gira in mezzo a due, non ci riesce, recupera poi il numero 9 che riesce a controllare, a tenere in campo, prova a girare indietro per Fernetti, ma ritorna a coprire la difesa dell'Italia Calcio, che adesso può far partire la transizione offensiva con Pier Giovanni, altezza l'out di sinistra, al centro per la Giura, che prova il destro murato però da Giuseppe Pucci, la palla rimane lì, poi il tiro, attento però il portiere Santarelli, in un tempo riesce a bloccare il pallone, bravo Zamperini a girarsi, a scendere vicino per Fernetti, che poi gira indietro per Giuseppe Pucci, vicino per Innocenzi, attaccato poi da Ligios, decide di rifugiarsi sui piedi di Santarelli, va al lancio lungo il numero 1 a cercare lo stacco di Lefebvre, che non riesce ad addomesticare il pallone sull'attacco di Laciuria, quindi pallone che arriva su testa di Innocenzi per Mari centralmente, perde palla al numero 11, sarà comunque rimessa per il Cotton Club sul punto di battuta a proprio Andrea Innocenzi, si avvicina a lui Mari, sbaglia l'appoggio il numero 11, pallone di ritorno è impreciso per Innocenzi, possesso è regalato all'Italia, che adesso può gestire la fase offensiva, il pallone in avanti a cercare Petrucci, che viene atterrato, calcio di punizione per l'Italia. Punto di battuta Doria, va a lancio lungo il numero 4, Santarelli esce sicuro e arranca il pallone subito con le mani a cercare Lefebvre, che prova a girarla per Zamperini, non riesce ad arrivare però il numero 7, torna poi Doria a mettere ordine, poi c'è un fallo commesso ai danni di un giocatore del Cotton Club, calcio di punizione per gli uomini di Flaviano Pinna. Proprio Innocenzi e Lefebvre sul punto di battuta, si allontana poi Innocenzi, rimane soltanto il numero 9 che potrebbe anche andare alla conclusione. Due uomini in barriera chiamati da Danti, parte Lefebvre che appoggia per Zamperini, non si intendono i due, recupera il pallone dall'Italia Calcio che ora può ripartire, sbagliato il tocco da Ligios, pallone regalato anche in questo caso al giocatore del Cotton Club, che poi adesso possono partire con la transizione offensiva, pallone per Fernetti che prova ad andare da solo, pensa al tiro, il numero 2 lo scarica, pallone fuori, è messa dal fondo per l'Italia, già battuta da Danti, si fa vedere Ligios, non lo segue però il compagno, decide di tornare indietro, il lancio lungo a cercare l'attaccante, palla arriva però sui piedi di Laciuria che l'appoggia male, arriva sui piedi di Zamperini che poi in mezzo a due però a girarsi la cede indietro per Mari, la palla finisce in auto, la rimessa laterale del Cotton Club con le mani, Mari lascia per Innocenzi, si fa vedere Mari, intercetta il pallone però Ligios, sapientemente mette fuori di testa, Lefebvre appoggia per Zamperini centralmente, Zamperini va a largo da Fernetti, palla in avanti a cercare il taglio di Lefebvre che però non c'è stato, la palla arriva, finisce direttamente tra le mani di Danti, può ripartire l'Italia, non ci sono uomini da servire,
È rischioso il passaggio qui. Attento Mari in copertura, mette fuori, rimessa laterale per l'Alitalia. Stanno ancora studiando le squadre in questa prima frazione. Pochi spunti offensivi degni di nota. Fernetti recupera un pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Prova Andrea solo, trattenuta la sua maglia. Calcio di punizione per il Cotton Club. Posizione centrale invitante. Rimane lì Zamperini, come a volersi prendere questo calcio di punizione. Si allontana poi il numero 7. Rimane ancora Davide Lefebvre, che proverà una seconda volta. Vedremo se farà più male questa. Ancora due uomini in barriera chiamati da Danti. Tante maglie verdi, poi nere di rigore. Parte Lefebvre che va al tiro col destro, la palla fuori. C'era tanta potenza, meno la precisione per il numero 9. Danti coi piedi. Novelli la restituisce a Danti. L'arbitro fa segno che c'è qualcosa che non va. Si può ripartire ora. Danti va a lungo con le mani a cercare Petrucci. C'è una spinta di Giuseppucci sul numero 14. Calcio di punizione per l'Alitalia all'altezza del cerchio di centrocampo. Rimane Pier Giovanni, che si incaricherà lui del calcio di punizione. Fischia l'arbitro, va lui direttamente in porta col destro. Santarelli lascia sfilare, la palla è uscita di pochissimo in realtà. Mari va lungo a cercare il compagno, ma c'è Novelli sulla traiettoria. Lascia lì per Ligios, che può tirare lì col sinistro. Murato, poi ancora Pier Giovanni, scusate, Petrucci col sinistro, mette di poco al lato. Che occasione per l'Alitalia. Primo vero squillo della partita. Prima con i piedi col sinistro di Ligios, poi con il sinistro ancora di Petrucci. Murato il primo, al lato il secondo. Buono l'inizio dell'Alitalia Calcio. Novelli può salire lui, la palla è in mezzo, cioè Santarelli non riesce a stoppare Ligios. Santarelli arriva per primo sul pallone e fa partire subito Fernetti. Al centro per Zamperini, che è solo, può salire il numero 7. Pensa al tiro, poi si ferma, attende l'inserimento di un compagno. Sprecata la transizione offensiva qui dal Cotton. Innocenzi ora. Ancora Zamperini. In avanti il passaggio per Mari, poi ancora palla rimane lì. Però lui col sinistro, la palla di poco al lato. Prima occasione per il Cotton. Novelli, cioè vicino Ligios, va lungo invece il numero 13, tenta il taglio, cioè una buona copertura. Adesso Innocenzi lancia a Mari, che col sinistro prolunga per Zamperini, che si ferma e torna indietro da Innocenzi. Si libera del primo uomo Innocenzi, poi lancia in avanti un po' alla cieca. C'è Novelli sulla traiettoria, può ripartire l'Italia con Pier Giovanni. In avanti a cercare ancora Novelli, che cerca di liberarsi della marcatura di Giosia. Zamperini lotta su questo pallone, poi lancia Mari, la mette giù Mari col ginocchio, poi rientra sul destro, il taglio in avanti a cercare Lefebvre, che prova ad arrivare sul pallone, la rimette dentro il numero 9. C'è un tocco, sarà corner per il Cotton Club. È stato bravo qui Lefebvre ad arrivare su un pallone che sembrava lungo, a conquistare comunque un corner per gli uomini di Flaviano Pinna. Si avvicina Mari, che andrà con il suo sinistro in mezzo. Mari sul secondo palo, va all'altra, stacca Zamperini. C'è un fallo però forse commesso dal numero 7. Calcio di punizione per l'Alitalia dunque. Rimane in pressione Davide Lefebvre. Danti con i piedi va da Novelli, su di lui Mari. Doria in mezzo a due, rischioso il disimpegno qui, la Ciuria. Ancora rischi per la difesa degli uomini in maglia verde. Poi qua Innocenzi anticipa Ligios, mette fuori il pallone in avanti per Petrucci, che prova a mettere in mezzo. Ancora Innocenzi su di lui, forse c'è un tocco di mano del numero 5, così è. L'arbitro concede il calcio di punizione per l'Alitalia. La posizione defilata, pallone in mezzo, potrebbe essere piuttosto pericoloso. Sarà proprio Petrucci ad andare a battere questo calcio di punizione. Mari già battuto il calcio di punizione, poi arriva la conclusione. Incredibile occasione qui per l'Italia, ma che disattenzione per la difesa del Cotton. Ancora una ghiottissima occasione per gli uomini dell'Alitalia.
Stanno beccando un po' di precisione sotto porta, però distendersi ora però il Cotton con Lefebvre che pensa al tiro, poi rientra sul destro. Lo scarica lui, la palla rimane lì, poi toccata da Fernetti. Ci arriva comunque Danti. Zamperini prova a mettere ordine. Innocenzi. Nolano si fa rubare il pallone però da Doia, che poi può provare il tiro. La palla in mezzo per Petrucci, attentissimo in copertura qui. Che rischio ancora per il Cotton. Stai rischiando tanto in fase difensiva. Corner comunque per la Ridelle Calcio. Palla sul primo palo, finisce direttamente fuori. Santarelli lungo con le mani a cercare ancora Lefebvre, che prova la triangolazione con Mari. Pallone che rimane lì, prova il tiro, poi Doria murato ancora dalla difesa del Cotton. Può ripartire adesso Davide Lefebvre in mezzo a due. Si ferma lui, la dà vicino per Nolano, che prova al destro. Nolano, palla di poco alta. Davide, qua c'è sempre tanto spazio. Oh, Federico. Novelli, Ligios al centro per Doria, che però non arriva sul pallone, quindi Nolano, la transizione offensiva del Cotton, la palla gira destra per Lefebvre, il vantaggio del Cotton Club, segna ancora lui, Davide Lefebvre, una volta in più decisivo, 1-0 Cotton Club. Al primo vero squillo ha colpito il Cotton Club con un'azione manovrata. Servito il pallone in profondità poi per Lefebvre, che a tu per tu con Danti non ha lasciato scampo al portiere. 1-0 Cotton qui sul campo di casa, vantaggio importantissimo per gli uomini di Pinna. La Ciuria deve reagire subito, la Ritalia Calcio. Nuti ne è entrato, tocca forse con una mano. Calcio di punizione per il Cotton Club, decisivo l'entrata in campo di Nolano, subito fornito un pallone splendido per Lefebvre. Ancora lui, il numero 4, altezza del cerchio di centrocampo, in cerca di un compagno da servire, vicino da Federico Mari. Ancora Nolano, larga per Fernetti. Pallone in avanti, a cercare ancora Davide Lefebvre, prova a girare di petto lui, non c'è nessuno a ricevere però il passaggio. Novelli, vicino da Ligios, triangolazione poi con il numero 13, può salire lui, c'è spazio per Novelli. Lascia il pallone, tanti uomini in maglia rossa, la palla poi filtra, non c'è nessuno però a ricevere il passaggio. La Ciuria mette ordine vicino da Ligios, che si libera poi della marcatura di Lefebvre. Novelli, attaccato da Mari, si libera bene però il numero 13, il pallone in avanti a giocare Ligios. Si libera dell'uomo Ligios sul fondo, la palla in mezzo, rischia l'autogol qui il Cotton Club. Buono spunto del numero 8 Ligios, che ha messo in mezzo un pallone tagliato dove non sono riusciti ad arrivare però uomini in maglia verde. È dato il tocco di un uomo del Cotton, comunque calcio d'angolo sul secondo palo, mette fuori Fernetti, la palla rimane lì, c'è la possibile conclusione, poi la palla tira su piedi Novelli, al volo va Novelli. Santarelli con sicurezza in un tempo blocca il pallone. Innocenzi, si sta salendo il ritmo della partita da entrambe le parti, può andare adesso Nolano da solo, rischia qualcosa, poi va a destra Fernetti. Riparte da dietro il Cotton. Zamperini va a centrale in profondità per Lefebvre, che fa buonissima la sponda per Innocenzi. Si fa però recuperare il numero 5 dalla Ciuria, il capitano della Ritalia Calcio, che poi gingilla forse troppo con il pallone. La palla non è ancora uscita. Recupera però poi la Ciuria, che riesce a sventare una situazione pericolosa sul raddoppio di marcatura. Sarà rimessa dal fondo per l'Italia, già battuta da Danti, Pier Giovanni. Lungo il pallone per Bacchi, che prova ad andare da solo sull'out di sinistra. Raddoppiata la marcatura, arriva anche Fernetti a coprire il numero 11, messo giù proprio dal numero 2, calcio di punizione ancora per l'Italia. Si avvicina Petrucci sul punto di battuta, rientra invece direttamente in area Bacchi, l'autore, cioè colui che ha subito il fallo, battuta velocemente poi per Nuti, che pensa al destro! Il pareggio dell'Italia con un gol straordinario di Nuti dal limite dell'area. 1-1, arriva subito il pareggio dell'Italia. Su
subito è arrivato, è arrivata la risposta dei uomini in maglia verde, Nuti con un gran destro dal limite dell'area, punito. Ancora disattenta però in fase di copertura la squadra di Pinna. 1-1, quindi subito è ristabilita la parità. Qui al Ciriaci, una bellissima partita. Può partire Bacchi, arriva Zamperini, subisce poi fallo forse il numero 7, calcio di punizione per il Cotton Club. Già battuto, Innocenzi. La lascia per Nolano, rischia qualcosa lui, poi può partire a spazio il numero 4, la palla in avanti in profondità per Lefebvre, attaccato dalla Ciuria, subisce fallo il numero 9, calcio di punizione per il Cotton Club, la posizione piuttosto invitante per i piedi forse dello stesso Davide Lefebvre. Nolano, Fabri, lascia Federico. Federico. Vai prova Federico. Mari e Nolano sul punto di battuta. Nolano col destro, Mari col sinistro. Vedremo chi sarà a battere. Numerosa la barriera chiamata Danti. Tre uomini. Si accoppiano le marcature in area di rigore. Sarà Nolano che parte ora con il destro. Nolano, la palla filtra. Un gol fantastico di Nolano su calcio di punizione. Subito in vantaggio il Cotton Club. 2-1. Di nuovo in vantaggio il Cotton. Un gol fantastico di Nolano da calcio di punizione. Filtrato il pallone. Non ha potuto niente Danti. Novelli prova un lancio in avanti. Santarelli esce con sicurezza e fa suo il pallone. Innocenzi. Centrale per Nolano. Largo per Fernetti. C'è lo scatto di Mari, lo serve lui. Mari al centro dell'area prova a stoppare il pallone. Non arriva però sulla sfera il numero 11. Quindi Danti va vicino per Novelli. In avanti il pallone a cercare Nuti. L'autore del gol non arriva sul pallone. Messo fuori, comunque rimessa laterale per l'Italia. Alza forse troppo il piede Mari. In questo caso Nuti vuole ripartire, ma c'è Innocenzi. Commette fallo, calcio di punizione per l'Italia. Una bellissima partita fino a questo momento. Rimangono Petrucci e Novelli, che però si allontana sul punto di battuta. Sarà proprio il numero 14 ad incaricarsi della battuta. Marra ne è entrato nel Cotton e Nolano. Si aggiunge anche Mari nella barriera chiamata da Santarelli. Parte Petrucci con il destro, la palla servita al lato. Prova col destro, si distende Santarelli. E poi libera l'area di rigore Mari. Zamperini lascia sfilare poi il pallone per Santarelli. Mari stoppa lui con il mancino, prova a lanciare Lefebvre. Preciso il pallone per il numero 9, che poi prova a lanciare Marra. La palla è ancora di Lefebvre, che prova ad accentrarsi col mancino. Lascia lì per Nolano, che pensa al tiro. Va lui col numero 4, un tiro fantastico. La palla si spegne alta sopra la traversa della porta, difesa da Danti. Ligios, centrale per Petrucci. In mezzo a due, subisce fallo il numero 14, calcio di punizione per l'Italia. Sempre Petrucci sul punto di battuta. Ha qualcosa da dire all'arbitro il neoentrato Di Giosia nelle file del Cotton Club. Si allontana poi. Petrucci col destro va direttamente in porta, palla alta. Metà del primo tempo, Cotton in vantaggio 2-1. Santarelli lungo con le mani a cercare proprio Di Giosia, che prova a prolungare per Marra. Arriva prima però Pier Giovanni, che alza un lob. Arriva Petrucci prima di tutti, poi la palla arriva sui piedi di Nolano, quindi Mari però attaccato da Novelli, che riesce a recuperare il pallone e mettere fuori. Messa laterale per il Cotton Club. Innocenzi con le mani, va dietro da Zamperini. Va lungo il capitano del Cotton Club a cercare il taglio di Marra.
prova a rimettere indietro per Mari, ma arriva prima Nuti, recupera poi il numero 11, la triangolazione del Cotton, la palla sui piedi di Nolano, Innocenzi, poi Mari, girano veloce il pallone gli uomini di Pinna adesso, Innocenzi, in avanti a cercare Mari che non era partito, recupera Novelli, rischioso qui il disimpegno del numero 13 che però riesce benissimo, prova ad involarsi poi, commette se fallo Innocenzi, calcio di punizione per l'Italia. Proprio Nuti sul punto di battuta, l'autore del gol momentaneo 1-1 per l'Italia. Vannuti in mezzo col destro direttamente al tiro, Santarelli in due tempi non riesce a bloccare, poi travolto il numero 1, calcio di punizione per il Cotton. Ancora un brivido tra le file del Cotton, Zamperini va a lungo cercare Marra, attento Novelli che non riesce poi a recuperare, la palla si spegne direttamente sul fondo, la rimessa per Danti, Novelli si fa vedere, Petrucci va lontano però Novelli a cercare Nuti che riesce a domesticare il pallone, lo attacca Zamperini che mette fuori, aiutato anche dal raddoppio di Innocenzi, la rimessa anzi è del Cotton, Innocenzi lungo da Di Giosia, la mette giù con il petto lui, poi un numero su Nuti, si libera del pallone, poi crea sui piedi di Nolano che allarga per Fernetti, col mancino in avanti a cercare il taglio di Marra, troppo lungo il pallone che si spegne direttamente sul fondo, Danti con le mani ancora per Novelli, Novelli prova la profondità, c'è Mari sulla traiettoria, Nuti chiede la triangolazione a Petrucci, torna però Innocenzi, poi subisce fallo, fallo commesso proprio dal numero 14, battuto velocemente il calcio di punizione per Marra che prova a girare, torna la Ciuria che mette fuori, che intervento difensivo del numero 15 che poi conquista comunque il pallone e fa ripartire gli uomini in maglia verde, Nuti prova a girare per Petrucci che è lì a protestare con l'arbitro, non vede che il pallone gli stava arrivando, Fernetti, anzi Marra subisce fallo, messo giù, calcio di punizione per il Cotton Club. Grande intervento di Laciuria, poteva essere veramente una transizione offensiva importante per il Cotton Club, sarà attentissimo il numero 15 a mettere fuori. All'altezza del cerchio di centrocampo, calcio di punizione per il Cotton, Nolano sul punto di battuta, rimane solo Petrucci in barriera, posizione piuttosto lontana dalla porta difesa da Danti. Zamperini, ancora Nolano, pensa al tiro lui, prova al tiro, la conclusione finisce però alta sopra la traversa, sta provando spesso Nolano questa soluzione, ha colpito però sul calcio di punizione lui, Danti, largo da Pier Giovanni, si fa vedere Ligios, indietro per la Ciuria, ancora Pier Giovanni, attaccato da Mari, in mezzo da Ligios, prova la triangolazione lui, recupera però Fernetti che prova a volarsi sull'alto di destra, si accentra lui, lascia lì per Nolano, la conclusione, che parata di Danti. Traversa anzi. Buono lo schema del Cotton in questa circostanza che ha portato a tiro Nolano, Petrucci adesso prova il destro da fuori, c'è Fernetti che mette in calcio d'angolo, la palla si sarebbe spenta sul fondo, era girato Fernetti, non ha visto il pallone arrivare. Ancora Petrucci sul punto di battuta, sale Nuti che poi pensa al sinistro, Nuti, Santarelli mette in calcio d'angolo, ancora Petrucci, ancora corner per l'Italia, la palla in mezzo sul secondo palo, Santarelli esce, poi Nuti col destro, ancora palla alta, ancora un'occasione per l'Italia. Bellissima partita, continuo a dirlo, qui al Ciriaci. Di Giosia mette giù, poi torna Ligios, subisce fallo il numero 8, calcio di punizione per l'Italia, bravissimo qui il numero 8 a riconquistare il pallone, a subire il fallo. La Ciuria in avanti a cercare Petrucci, anticipato lui, Di Giosia parte da solo, allarga poi per Mari sull'out di destra, si accentra lui col sinistro, prova col sinistro Mari, risposta di Danti,
Innocenzi, centro per Di Giosia, si libera lui di Ligios, prova un numero, rimane lì il pallone, prova a girarsi col sinistro, poi la conclusione, grande risposta di Danti. Arriva alla fine del primo tempo, qui a Ciriesi il Cotton Club conduce per 2-1 su un'ottima Alitalia. Di nuovo in campo al Ciriesi per il secondo tempo tra Cotton Club e Alitalia, 2-1 si è conclusa la prima frazione. Iniziale gol di Lefebvre, ha risposto poi il gol di Nuti nelle file dell'Alitalia. Ci ha pensato Nolano a riportare in vantaggio il Cotton Club, manovra adesso l'Alitalia. Tante le assenze in casa Cotton, soprattutto in chiave offensiva, dando una grande prova di forza. La squadra di Pinna che riesce comunque a proporre un gioco valido e ad essere sempre sopra nel risultato. Zamperini qui recupera un pallone, poi rischia qualcosa nel disimpegno. Era Santarelli che smanaccia, pericolo, poi prova direttamente la conclusione Pier Giovanni, palla di poco alta. Mele, Zamperini, rischia ancora qualcosa il numero 7, poi torna indietro da Santarelli, arriva Novelli sul rinvio, con le mani lunghe a cercare Di Giosia, stoppa Lefebvre, poi si fa rubare il pallone, arriva Ligios per primo, un numero su Mele del numero 8, c'è poi Cirilli vicino, la palla in avanti a cercare Bacchi che prova il destro, Santarelli si distende, Lefebvre può distendersi ora il Cotton, grande intervento di Pier Giovanni, la palla rimane lì, arriva Nolano, anzi Innocenzi a mettere ordine, poi Fernetti in mezzo a tre, si libera benissimo delle marcature, ancora il numero 2 a destra per Di Giosia, uno contro uno, c'è nessun compagno da servire, prova un numero, perde il pallone, poi la palla finisce in out. Calcio di punizione per l'Italia. Novelli. Vicino per Pier Giovanni. Ligios. Palla ancora per Novelli. In avanti a giocare Bacchi. Arriva per primo però Zamperini. Il calcio di punizione per il Cotton, battuto ora da Zamperini, non arriva sul pallone Mele, possesso regalato all'Italia, va Cirilli in mezzo a cercare Bacchi che si gira, messo giù, non c'è niente secondo l'arbitro, Mele in mezzo, poi la, forse un retropassaggio rischiosissimo di Mele che rischia l'autogol, immobile Santarelli. Strana scelta di Mele nell'appoggio verso Santarelli. Lefebvre stacca più alto ma non arriva sul pallone, sfila direttamente in out, c'è stato però un tocco di Pier Giovanni, rimessa laterale per il Cotton Club, Mele con le mani al centro per Fernetti che lascia tirare, poi Lefebvre si gira col sinistro, la palla rimane lì, prova ad andare lui, calcio di rigore per l'Italia sul movimento di Davide Lefebvre, comandato il tiro dal dischetto il direttore di gara. Le proteste ora degli uomini in maglia verde. Ha provato a girarsi il numero 9. Bravo Daniele, bravo, grande. Sarà proprio Davide Lefebvre ad incaricarsi della battuta del calcio di rigore. Lefebvre contro Danti. Parte Lefebvre col destro, palla centrale e basta. 3-1 del Cotton Club. La doppietta di Davide Lefebvre. Non sbaglia il numero 9 dal dischetto, doppio vantaggio per il Cotton Club, deve abbozzare una rimonta ora all'Italia, pallone di Ligios largo a cercare Novelli, non stoppa poi il pallone Cirilli che riesce, anzi no, a recuperarlo, rimessa Cotton, Fernetti, Nolano, cambia lato, pallone in avanti per Marras, cambia con Di Giosia, va al numero 3, prova ad allargarsi, recupera la ciuria, non c'è fallo secondo l'arbitro.
preso posizione il numero 15. Noire gira per Ligios, la palla arriva però sui piedi di Innocenzi che gira direttamente su Santarelli, che poi prova un numero rischioso qui, il controllo del numero 1. La Ciuria riesce a mettere fuori. Fallo commesso da Di Giosia sul numero 15 maglia verde. Calcio di punizione per l'Italia. Pier Giovanni sul punto di battuta, ancora le proteste di La Ciuria, va Pier Giovanni lungo, direttamente in porta, palla finisce alta, attento Santarelli. Rimesse su Davide, va lungo Santarelli, Di Giosia si fa anticipare però dalla Ciuria, recuperato il pallone dai uomini dell'Italia, Cirilli prova a mettere in mezzo, arriva prima Fernetti che di testa prolunga per Di Giosia, che gira a destra per Lefebvre, recupera però il pallone dell'Italia, prova al destro, il sinistro Cirilli, Murato, torna a Bacchi però, larga per Novelli, anticipato da Fernetti, può ripartire il Cotton con Marra, non tiene il pallone in campo il numero 3. Novelli in avanti a cercare Bacchi, anticipato ai uomini del Cotton, lungo Santarelli con i piedi, nella terra di nessuno, la palla direttamente tra le mani di Davide Danti, poi lascia Pier Giovanni, si va a vedere Ligios, va lungo Pier Giovanni dove non c'è nessuno. Dai, però, Santarelli. Fernetti. Nolano all'altezza del cerchio di centrocampo. Il taglio di Lefebvre prova a servirlo Nolano. Poi Di Giosia pensa al tiro. Allarga invece per il numero 9 Nolano, che poi va a metterla in mezzo. Attento la Ciuria. Fa ripetere la battuta al direttore di gara Pier Giovanni. Lungo, intercettato però il pallone da Nolano. Sapientemente gira indietro all'indirizzo di Zamperini. Allarga poi lui per Fernetti. Prova a salire il numero 2 Di Giosia. Prova a centrarsi lui. Pallone per Lefebvre sul lato di destra. Il pallone messo in mezzo per Nolano, che si allunga troppo però il pallone nello stop. E recupera poi Novelli. Il fallo di Lefebvre. Calcio di punizione per l'Italia sul punto di battuta Cirilli. Le proteste dalla panchina del Cotton Club. I chiarimenti forniti dal direttore di gara, all'indirizzo di Maurizio Giuseppe Pucci e di Flaviano Pinna, presidente e allenatore del Cotton Club, Pier Giovanni. Col destro lungo, Santarelli con sicurezza in un tempo fa suo il pallone. Poi Fernetti prova a lanciare Di Giosia, si allunga il pallone che non esce. Torna però la Ciuria che mette fuori la palla, rimane lì. Torna su Fernetti, no. Arriva prima Pier Giovanni che libera, spazza via. Arriva poi sul pallone Bacchi. Rimessa laterale per il Cotton Club. Mara lascia poi per Fernetti. In campo ora Fernetti con le mani, c'è un compagno da servire, va al centro per Lefebvre che è libero di mettere giù il pallone, di lanciare poi Marra, ma attento Pier Giovanni in copertura, prova a lanciare lui Bacchi che se ne va sul lato di destra da solo il numero 11, prova ad accentrarsi, torna Nolano, si libera anche di lui Bacchi, si ferma poi, la mette in mezzo, carambola il pallone poi su Nolano, recupera poi il pallone Marra, in avanti a cercare Lefebvre, 2 contro 1 del Cotton, la palla messa in mezzo per Di Giosa che prova il destro, si distende Danti e mette in corner. Calcio d'angolo per il Cotton Club, una grossissima occasione questa per gli uomini di Flaviano Pinna, un 2 contro 1, bravissimo Danti a mettere in corner, ma Nolano sul punto di battuta. Si fa vedere Di Giosia, al pallone in mezzo di Nolano, sul secondo palo, arriva Zamperini che sacca prima di tutti, palla di poco al lato. Danti, avvicino da Pier Giovanni. Pallone in avanti a cercare Cirilli, di petto Zamperini.
Poi la palla in out, rimessa laterale per il Cotton Club. Sarà proprio Mele a battere con le mani, mentre nelle file di Real Italia è entrato in campo Gianluca Andreuccioli col numero 9. Pallone lungo, cercherà Lefebvre, prova a dialogare con Di Giosia, non riesce però la triangolazione. Pier Giovanni si accentra, lui si libera di due uomini, attaccato da Nolano, prova la conclusione direttamente. Palla che si spegne sul fondo, toccata, calcio d'angolo per l'Italia. È stato un tocco, scusate, di Nolano su Pier Giovanni, l'arbitro ha commentato il calcio di punizione. Proprio Pier Giovanni ad incaricarsi della battuta, due uomini in barriera per il Cotton. Lefebvre di Giosia, parte Pier Giovanni con il destro, traiettoria sbagliata, solo potenza, poca precisione per il numero 6. Santarelli va lungo, Santarelli a cercare ancora Davide Lefebvre, salta prima di tutti, poi il pallone per Di Giosia, riesce a controllare, poi Nolano, commesso fallo sul giocatore dell'Italia. Calcio di punizione per gli uomini in maglia verde, la Ciuria sul punto di battuta, in avanti, non controlla, poi arriva però sui piedi di Liggio sulla sfera, in avanti a cercare il taglio, Santarelli con sicurezza esce, arranca il pallone ancora lungo, Santarelli a cercare ancora Lefebvre, che addomestica un pallone in maniera favolosa, poi si accentra, lascia lì per Fernetti sull'out di sinistra, in avanti a cercare Marra, provano a dialogare i due, si accentra Marra poi indietro per Lefebvre, impreciso il passaggio ma recupera comunque il Cotton. Nolano dietro da Marra, attende l'inserimento di un compagno, lui prova il numero, poi la cede a Di Giosia, uno contro uno, si accentra lui, pallone indietro per Nolano che torna indietro però da Zamperini. Mele rischia qualcosa, lui prova ad accentrarsi, se ne va da solo, il pallone in avanti per Marra contro la Ciuria, se ne va il numero 3 sul fondo, la palla messa in mezzo, no! E arriva Nolano per il 4-1 del Cotton Club, un'azione meravigliosa degli uomini di Flaviano Pinna, 4-1 del Cotton Club. Fantastica l'azione degli uomini di Pinna, hanno toccato quasi tutti il pallone in questa circostanza, è stato Nolano a finalizzare la sua doppietta personale. La Ciuria prova a salire lui, altezza del cerchio di centrocampo, se ne va poi Nolano, pallone in mezzo per Ligios che prova ad accentrarsi, la palla ancora torna sui piedi della Ciuria che prova la conclusione con il destro, la palla rimane lì, poi arriva Santarelli che non si intende però con Fernetti, anzi con Marra che poi libera l'area di rigore. Lefebvre in avanti a cercare Di Giosia, arriva per primo Ligios, poi ancora Nolano cede per la palla in mezzo per Marra che poi non tira, stranamente decide di tornare indietro, decisione discutibile per il numero 3, poi l'appoggio di Fernetti per Nolano è impreciso, recupera l'Italia, intercetta poi il pallone Nolano, rimessa laterale per gli uomini in maglia verde. Fernetti arriva prima di tutti, la controlla lui col sinistro per Di Giosia, posizione centrale, poi va sul destro, conclusione al lato di Di Giosia, c'era comunque Danti sulla traiettoria. Novelli prova a salire lui, c'è vicino Ligios e la dà Novelli, ma il passaggio è impreciso. Di Giosia, Mele, ancora Di Giosia, filtra il pallone, arriva sui piedi di Nolano, largo per Fernetti col sinistro in mezzo, poi col destro Fernetti, palla alta. Subito Danti per Pier Giovanni, d'esterno il pallone a cercare il taglio del compagno, anticipato però da Marra, pallone in mezzo, prova Doria, il pallone rimane lì, lo recupera Nolano, prova ad andare lui da solo, si ferma poi il numero 4, lascia lì per Marra, sale lui, ho messo fallo ai danni del numero 3, calcio di punizione già battuto dal Cotton Club di Giosia. Nolano, un vero perno centrocampo quest'oggi, il numero 4,
prestazione fantastica condita anche da due gol importantissimi per il Cotton Club. Fernetti dietro ancora per Nolano, ha toccato un'infinità di palloni il numero 4, dietro per Zamperini. Santarelli rischia qualcosa, la palla arriva comunque sui piedi di Zamperini. Il capitano torna indietro da Fernetti che lancia Marra, anzi è Fernetti, scusate, ora messo giù da Novelli, calcio di punizione per il Cotton. Di Giosia, si ferma lui indietro per Nolano, prova un pallone in mezzo il numero 4, poi Anderuccioli fa partire il contropiede però impreciso nell'appoggio Nolano. Fernetti dietro per Marra, sta gestendo la partita ora il Cotton. Di Giosia, c'è ancora Nolano vicino, temporeggia però lui, la palla in mezzo per Lefebvre, contornato da uomini maglia verde, però il numero 9 prova da portarsela sul sinistro, si allarga il numero 9 che poi rientra sul destro, la conclusione, attento Danti. Calcio d'angolo per il Cotton Club sull'ottimo spunto di Lefebvre, ma arriva il time out chiamato dalla panchina del Cotton. Torniamo tra pochissimo. Terminato il time out, si riprende con il corner per il Cotton Club, sul punto di battuta va il nuovo entrato Federico Mari, poco in luce questa partita, lui che nelle scorse partite è stato un giocatore decisivo, già 4 gol in campionato. Va Mari col sinistro, la palla sul secondo palo, esce però Danti, torna per primo sul pallone però Fernetti, che lascia sfilare. Vieni Robby. Come sta tra le per il Cotton, Mele. Si fa vedere Nolano, la mette di tacco indietro per Giuseppucci. Ancora Mele, torna indietro per non rischiare da Santarelli, che poi va a lungo con i piedi. Pallone alto, arriva Lefebvre da solo, libero di stoppare il pallone, prova ad accentrarsi il numero 9. Con il destro, palla deviata, calcio d'angolo per il Cotton Club. Sempre Mari con il suo mancino sul punto di battuta. Si fa vedere la palla in mezzo, rimane lì, poi torna sui piedi di Mari che prova il mancino. Palla sull'esterno della rete. Danti. Lungo con le mani il numero 1, però è avanti a cercare Bacchi, arriva per primo Fernetti, alza poi un lob Nolano, libera Novelli, direttamente sui piedi di Santarelli. Perde tempo anche in questo caso il numero 1, però è avanti a cercare Lefebvre, a lottare però la Ciuria, però rimane lì per Bacchi, forse commesso fallo sul numero 11. Calcio di punizione per l'Italia dal limite dell'area. Calcio di punizione guadagnato da Daniel Bacchi. Rientra Anderuccioli. Esce Cirilli nelle file dell'Italia. Stema la barriera Santarelli. Tanti uomini sul punto di battuta per l'Italia. Bacchi e Doria. Più lunga eventualmente la rincorsa di Pier Giovanni. Ma sembra proprio il numero 11 ad incaricarsi della battuta. Quattro uomini del Cotton in barriera. Parte Bacchi col destro, palla alta. Santarelli con le mani per Mari. La domestica lui, la palla in mezzo per Nolano. Anticipato però, calcio d'angolo per il Cotton. Ancora una volta, ottimo lo spunto qui del numero 11. Che andrà proprio lui a battere il corner. Si muovono Fernetti e Lefebvre in area. Pallone in mezzo di Mari, palla sul secondo palo, stacca Fernetti con la testa, poi libera l'area di rigore la Ciuria. Si distende dall'Italia con Pier Giovanni, si ferma lui. In mezzo a due lascia per Bacchi che poi perde il pallone. Può ripartire il Cotton con Mele, se ne va da solo, la palla in avanti, arriva però prima la Ciuria. Profondità a cercare Bacchi che forse controlla con una mano, non è così, non è d'accordo il direttore di gara Fernetti. Di Giosia, si ferma lui, il numero poi su Bacchi che però lotta sul pallone, commette fallo, calcio di punizione per il Cotton, già battuto Fernetti, allarga per Nolano e per Lefebvre, scusate, indietro
per Mele. Cambia lato a cercare Nolano. Fernetti scambia ancora con il numero 4. Un numero su Nuti, poi atterrato Nolano, calcio di punizione e arriva anche il giallo per Doria. Anzi per Nuti, scusate. Nolano. Aspetta a battere il calcio di punizione, a colloquio con l'arbitro. Gioca Fabri! Battuto ora, Giuseppe Pucci. Perde il pallone solo per un attimo il Cotton, lo recupera poi Mele che cede per Santarelli che rinvia lungo all'indirizzo di Nolano, di Lefebvre, atterrato poi dalla Ciuria. Il calcio di punizione per il Cotton, atterrato Davide Lefebvre. Si sistema il pallone Federico Mari. Ancora proteste dalla panchina per il Cotton nei confronti del direttore di gara, non soddisfatti dell'andamento della partita, la direzione dell'arbitro. Rimane solo Mari sul punto di battuta, due uomini in barriera chiamati da Danti. Tutto pronto, parte Mari col sinistro, la palla alta. Siamo agli sgoccioli di questa partita, sempre 4-1 il parziale fino a questo momento della partita in favore del Cotton Club. Anticipa questo pallone Mele, recupera Mari col sinistro che poi si prova a liberare di Ligios, non ci riesce, la rimessa è per l'Italia Calcio. Ammonito poi Mari per proteste. Ancora proteste per gli uomini del Cotton Club nei confronti del direttore di gara. Pallone in avanti, arriva prima Mele, c'è un contatto fra i due, l'arbitro non vede però Mari. Allarga per Fernetti, poi prolunga per Di Giosia, recupera il pallone però da Nuti, Ligios. Cambia lato per Pier Giovanni, però Andrea Uccioli a controllare questo pallone, poi Nolano libera tutto. Rimessa laterale per il Cotton, il pallone è stato toccato, Mari può andare solo uno contro uno contro Giulia che però è attento, non fa partire il numero 11, rimessa laterale per il Cotton. Mari lascia per Mele, al centro per Nolano, in mezzo a due, scambia ancora con Mele, in avanti per Mari, indietreggia il numero 11, si ferma poi, mette in mezzo ancora in direzione di Mele, non arriva sul pallone poi Lefebvre, Pier Giovanni in mezzo a due, palla in avanti, spegne in out, rimessa laterale per il Cotton, proprio Mele sul punto di battuta, centro per Nolano, la controlla lui, poi indietro da Santarelli, lungo con i piedi il numero 1 a cercare Mari, la controlla però Pier Giovanni, sale lui, c'è spazio per il numero 6, lo scambio con Bacchi che poi va indietro da Ligios, il pallone filtrante cercato dal numero 8 è intercettato da Fernetti, ancora Ligios sul pallone, altezza del cerchio di centrocampo, Bacchi arriva per prima, la mette giù di petto, poi allarga per Nuti, uno contro uno con Fernetti, si accentra, poi recupera palla al Cotton, 3 contro 1 arriva la Giulia a mettere ordine, a sventare il pericolo per l'Italia Calcio, poi Di Giosia in mezzo a 4 riesce a controllare il pallone, il fallo subito proprio da Di Giosia. Il calcio di punizione per il Cotton Club. Fernetti va lungo a cercare Lefebvre, controlla lui con il destro, si accentra il numero 9, perde poi il pallone, tira sui piedi di Ligios. Pier Giovanni, la Ciuria, deve uscire dalla difesa adesso la della calcio, Ligios gira per Pier Giovanni, anticipa però tutto Mele, però in avanti a cercare Lefebvre, capisce tutto però Pier Giovanni che mette in out Mele con le mani di Giosia, la mette giù, scambia ancora con Mele, indietreggia poi lui, cede indietro per Santarelli, va ancora lungo Santarelli a cercare Mari che la controlla con il sinistro, uno stop pazzesco di Mari che poi prova ad andare sul fondo, atterrato il numero 11, sarà probabilmente anche cartellino giallo. Un grande controllo di Federico Mari, è Novelli ad essere stato ammonito, se n'era andato il numero 11.
calcio di punizione per il Cotton Club. Quasi un calcio d'angolo. La posizione è quella. Poche maglie, Cotton in area di rigore. La palla filtra poi per Lefebvre, che di tacco la cede ancora per Zamperini, che va indietro da Santarelli. Sta prendendo tempo adesso il Cotton. 4-1, risultato in cassaforte per i uomini di Pinna. La palla in avanti di Santarelli, direttamente in porta ad Anti con le mani. Arriva però il triplice fischio dell'arbitro che manda tutti sotto la doccia. Tre punti importantissimi per i uomini di Flaviano Pinna, che volano a 9 punti. Rimangono a stretto contatto con la capolista Venere in bikini. Rimane a 3 invece l'Alitalia Calcio.